ci sarebbe una guerra di mafia per il controllo del traffico di droga dietro la strage di Taranto. Almeno questa è l'ipotesi principale sulla quale sono al lavoro in queste ore gli investigatori. Un traffico di droga talmente redditizio da spingere killer a sparare anche a costo di uccidere un bambino di 3 anni. L'agguato ieri sera lungo la statale 106 all'altezza dello svincolo di Palagiano. I killer hanno affiancato questa Matiz rossa e hanno fatto fuoco, almeno 13 colpi, che hanno ucciso Cosimo Orlando, 43 anni, la sua compagna Carla Maria Fornari, 30 anni, e il figlio di lei, di 2 anni e mezzo. Sul sedile posteriore gli altri 2 figli della donna, di 6 e 4 anni, rimasti illesi ma sotto shock. Sono loro gli unici testimoni dell'agguato. L'obiettivo, secondo gli investigatori, era Cosimo Orlando, nome già conosciuto dalle forze dell'ordine, perché condannato per un duplice omicidio avvenuto nel 1998. Dopo 13 anni di carcere gli era stata concessa la semilibertà, ma gli investigatori non stanno tralasciando neanche un'altra pista. La donna, Carla Maria Fornari, era la vedova di Domenico Petruzzelli, pregiudicato di 35 anni, ucciso assieme ad un altro uomo nel maggio del 2011. Lei si era costituita parte civile nel processo contro i presunti assassini e aveva testimoniato contro di loro. Non si esclude dunque una vendetta. Quello che è certo è che negli ultimi mesi in provincia di Taranto si è ricominciato a sparare e ad uccidere per contrasti dovuti alla gestione del traffico di droga, ma anche per le estorsioni e l'usura, gli affari insomma che da sempre ingrassano e arricchiscono i clan mafiosi.